Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno, come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Amen, fratelli, pace di Cristo, Dio vi benedica. State ascoltando il podcast di Antioca di Torino e Milano. Purtroppo questo podcast non è un podcast in diretta perché abbiamo avuto alcuni problemi con la trasmissione, ma stiamo registrando proprio perché possiamo gioire lo stesso della parola di Dio, perché questa sera c'è una parola speciale per tutti noi. Un saluto dal ministro Enzo Luongo, che vi sta trasmettendo praticamente da... sta registrando praticamente da Brandizzo, praticamente da mia casa mia, e insieme a me c'è qui il fratello Giuseppe Famularo, e in collegamento erano con noi il pastore Pedro Antonio Guzman e il fratello Giuseppe Gerardi dalla chiesa di Marsala. Così, fratelli, voglio inoltrare il saluto che il fratello possa fare, fratello Giuseppe Famularo, per prima, e poi passerò la parola a Gerardi, poi pregherò e passerò la parola al pastore che possa continuare il podcast. Amen, fratello Giuseppe. Amen, amen, amati fratelli, pace di Cristo che Dio vi possa benedire. Un grande saluto e che il Signore davvero possa parlare alle nostre vite e che il Signore possa correggere davvero ogni cosa e soprattutto darci una nuova visione, e più che altro la sua visione, non la nostra. Che il Signore vi possa benedire, un saluto in più e Dio vi benedica. Amen, Dio ti benedica, fratello Giuseppe. Così un saluto dal fratello Gerardi che parla dalla bella Marsala. Fratello, Dio ti benedica. Amen, fratelli, Dio vi benedica, pace di Cristo a tutti. Qua oggi c'è un vento che sfiora forse 100 km orari. Abbiamo avuto una bella attesa di questa puntata che è iniziata un po' in ritardo, però grazie a Dio che ha risolto il problema. E vi porto i saluti del pastore Valenti, che tra l'altro... oggi compie 70 anni, quindi volevo ringraziare il Signore per la sua vita e per la vita anche di mia figlia che anche oggi fa il compleanno. Dio vi benedica a tutti e buon ascolto. Amen, fratello Gerardi. Un saluto anche da parte nostra al pastore Valenti, che Dio lo benedica per tutti gli anni che il Signore gli ha dato, e anche ovviamente un saluto alla sorellina Asia, che ormai sta crescendo veramente, sta diventando una donna in Cristo, che Dio la benedica. E così voglio pregare e dare la parola al pastore, che il pastore possa veramente introdursi a questo tema, che è un tema molto importante e quindi c'è tanta aspettativa, fratelli. Voglio chiedere al Signore veramente che Lui ci possa dare tutta l'autorità, che questa parola possa essere una parola di edificazione per chi ascolterà questo podcast registrato. Signore Gesù Cristo, Signore Padre Santo, io ti ringrazio, Signore, per questo momento. Grazie per tutto quello che tu, Signore, ci doni, Signore, come tu ci dai l'abilità, Signore. Signore Padre Santo, Signore, che la parola sia una parola rema, Signore Gesù Cristo. Una volta in più ti preghiamo, Signore, che tu abbia sotto controllo la tecnologia, Signore, per condividere con i nostri fratelli che stanno aspettando, Signore, che sono veramente, Padre Santo, in aspettativa per la tua parola, Signore. Davanti alla tua presenza, ogni uomo, Signore, che è compromesso nelle tue vie, Signore Gesù Cristo, metto ogni cosa nelle tue mani, nel nome di Gesù. Amen. Amen, fratelli, così voglio passare la parola al pastore. Pastore, pace di Cristo. Pace di Cristo,
Cari fratelli, fratello Enzo, Dio ti benedica, fratello Giuseppe Famularo, pace di Cristo, Dio ti benedica, e il fratello Gerardi a Marsala, pace di Cristo, caro fratello, un caro saluto a tutta la famiglia, anche al nostro caro amato pastore, amico, fratello, il pastore Valenti, sua moglie, sua famiglia. Contenti per un anno in più di vita, non solo per il pastore, ma la principessa Assia. Dio vi benedica. Aspetto che l'ascolto sia buono anche qui a Torino. La tormenta è forte, forte venti. Non so che ha qualcosa a che vedere questo, fratello, con. Non so dove è Spreaker originato, in California? Amen, pastore. Penso che i server sono un po' sparsi in Europa e anche negli Stati Uniti, però precisamente la loro sede, sì, sembra che sia negli Stati Uniti, in California, ma la sede del CED dove sono tutti i server non lo so, non penso che sia qui. So che ci sono tanti disastri, oggi leggevo che anche in Svizzera col vento forte c'è stato un bel disastro, anche lì. Sembra che questo maltempo sta causando un po' di problemi. Amen, amen. Sì, stavo guardando la notizia che per questa epoca dell'anno aver fulmini e tormenta qui al nord, la Liguria, è forte. Quindi andiamo avanti nel nome santo di Gesù. Preghiamo che tutto questo nelle mani di Dio, e ci dispiace di non essere live, ma per chi ascolterà. E forse c'è una parola forte del Signore per te, per la tua vita. È importante, fratelli, la lettura e l'ascolto della parola di Dio. E in tante occasioni vediamo nella scrittura come si leggeva la scrittura e uomini, donne, bimbi, anziani, tutti ascoltavano della parola del Signore. È importante anche per i nostri bimbi. Quindi bellissimo che abbiamo la parola di Dio in italiano, in spagnolo, in inglese, e possiamo lavorare anche in altre lingue, il Signore permetta. E un altro punto, state attenti, fratelli, ad ogni aggiornamento. Andate alla pagina antioca.it e tutto inizia da lì. Per la telefonia mobile inizia dall'applicazione, quindi pronto, credo che sta arrivare più o meno un aggiornamento, fratello Enzo, nell'applicazione. E che fa questo aggiornamento? Se potete darci un breve preambolo su questo. Amen, pastore. Praticamente l'aggiornamento riguarda un po' tutta la struttura di come presenteremo le cose più importanti che abbiamo. E quello che abbiamo più importante è il blog, dove ci sono le notizie che raccoglie un po' tutte le informazioni. E oltre a quello, praticamente i nostri podcast giornalieri, quindi quelli della parola di Dio, agli live che faremo in settimana. Non sarà più, cioè praticamente ci sarà una home page, così possiamo chiamarla, dove lì ci sarà un pochino tutta la linea di quello che noi facciamo giornaliermente. E infatti mancano solo alcune cose e la pubblicazione praticamente dell'aggiornamento sui principali store e l'autorizzazione loro. Quindi per farti capire, nella parte che adesso non si vede in questo momento, ma dove vedo io, ovviamente è stato pubblicato l'angolo evangelistico, l'episodio 28, no? E nella play, praticamente nella home page c'è l'elenco di tutto quello che abbiamo fatto praticamente questa giornata, dai primi tre podcast, e poi c'è il blog di oggi, un giorno alla volta, di 8 gennaio, e poi tutte le informazioni a seguire, no? E quindi più concentrato e più efficace di quello che in questo momento sta facendo l'applicazione. Quindi, fratelli,
Spero che per la fine di questa settimana possa essere già live l'aggiornamento e quindi andare avanti con quello che è del multimediale, il piano che abbiamo del multimediale per quest'anno 2018. Amen, fratelli, e con tutta autorità, fratelli, spirituale e anche per la conoscenza del campo dell'informatica insieme a professionisti come il fratello Enzo, il fratello Alessandro, che lavorano seriamente in questo campo anche a titolo professionale, non ho visto, almeno in italiano, nessun sito cristiano apostolico pentecostale del nome di Gesù che può offrire tanto all'interno di una chiesa per l'edificazione non solo della chiesa qui a Torino nel Piemonte, ma anche a Milano come il sito antioca.it. È un patrimonio nostro creato nella mente del Signore, semplicemente siamo stati ubbidenti tra il fratello Alessandro e il fratello Enzo e dopo condividendo con me, io condividendo il mio sentire e nacque il 20 marzo 2016 questa idea del podcast dove semplicemente possiamo parlare quando sentiamo la voce del Signore, quando c'è un qualcosa importante, soprattutto per l'edificazione della Chiesa locale, per il liderato, per ogni uomo leader della Chiesa, ogni donna leader della Chiesa nel nome santo di Gesù. E una prima scrittura, fratello Enzo, se possiamo andare a Prima Giovanni, capitolo 2, verso 15 al verso 17. Il titolo, sì, dobbiamo avere un titolo, e il titolo sarà Autosufficienza eliminata. Autosufficienza eliminata. Allora, prima di iniziare, sento del Signore fare questo punto. Prima Giovanni, capitolo 2, del verso 15 al verso 17. Avanti, fratello Enzo. Amen. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Amen. Allora, se certamente siamo carne e dobbiamo vivere nella carne, come mai possiamo separarci dal mondo? Ovviamente in Cristo Gesù sperimentiamo una nuova rinascita, non per rinascere carnalmente nel mondo, ma spiritualmente nella fede di Cristo Gesù. Quindi questo verso appartiene logicamente e fa ha senso a quelli che camminano nello spirito. La Chiesa è una traduzione, quelli che sono chiamati fuori, vuol dire fuori da dove? Se rimaniamo qui nel mondo, ovviamente siamo nel mondo, abitiamo nel mondo, ma il nostro comportamento è molto lontano dal comportamento dal mondo. E voglio fare questa nota più che altro, è una nota pastorale. Mi è sembrato curioso in questi primi 8 giorni la quantità di incontri casuali. Fammi sapere se capisce, fratello, o se c'è alguna correzione, fammi sapere subito, ok?
Allora, la gran quantità di incontri casuali, soprattutto per la strada, anche per Facebook, curiosamente, messaggi di persone che non sono parte della Chiesa. In un momento sono state parte della Chiesa, ma adesso no, ovviamente non sono parte della Chiesa di Cristo Gesù. Ho ricevuto varie richieste negli ultimi giorni per amicizia, mi è sembrato curioso, ma per me in particolare, fratelli, la mia fede non cambia. La mia casa serve e continuerà a servire al Signore. Allora, per chi non conosco, ovviamente devo parlare della fede. Se non ho visto una persona in tanto tempo, gloria al nome di Gesù, è una bella opportunità. Ma se è stata una persona della Chiesa che ha avuto un rapporto di una o di altra maniera, si è allontanato, se non parliamo di un sano ritorno a casa, non c'è assolutamente nulla da dire, altro che noi conosciamo bene il mandamento del Signore in quanto a non avere comunione con il mondo, punto e basta, punto finale, e così lo fa il Signore. Fratello Enzo, avete algún commento su di questo, che sto per iniziare la parte importante? Amen, pastore. Ovviamente, come si dice, è curioso quello che sta succedendo e quello che stai condividendo, quindi diciamo che è giusto la nostra parte di condivisione. Se ovviamente abbiamo persone, come si dice, nuove, che non ci conoscono, ovviamente loro condividono con noi. Noi dobbiamo condividere con loro qual è la nostra fede, devono vedere noi il frutto, devono vedere noi il nostro ravvedimento, la nostra testimonianza. Ovviamente riguardo a quelle persone che non sono più parte del corpo di Cristo, come dici tu, se non parliamo di un buon ritorno a casa, cosa abbiamo da condividere insieme, se non quello che condividevamo prima, quando eravamo insieme, che era la nostra fede in Cristo Gesù. Amen, pastore. Amen. Semplicemente non esiste, io ancora amo a Dio, e a meno che siete parte del corpo di Cristo, servendo in alcun'altra chiesa, ovviamente non avremo assolutamente niente in comune. Allora, arrivando al verso importante, il tema di oggi è autosufficienza eliminata. Allora, Salmo 75, se possiamo leggere, fratello, Salmo 78. L'ho detto correttamente in italiano, 78, ok? Allora, del verso 35 al verso 39. Amen. Si ricordavano che Dio era la loro rocca e che il Dio Altissimo era il loro Redentore. Essi però lo ingannavano con la loro bocca e gli mentivano con la loro lingua. Il loro cuore infatti non era fermo verso di lui e non erano fedeli al suo patto, ma egli è misericordioso, perdonò la loro iniquità e non li distrusse. E molte Scusa, volte... Scusa, il verso 38, ma egli che è misericordioso, dice così, è sì. La nuova Diodati, sì. Ok? Sì, sì, è la nuova Diodati questa, sì. Ok, continua. Ma egli, che è misericordioso, perdonò la loro iniquità e non li distrusse, e molte volte trattenne la sua ira e non lasciò divampare il suo sdegno, ricordando che essi erano carne,
un soffio che passa e non ritorna. Fratelli, questo è una realtà che la Chiesa, il liderato, tanto a Torino come Milano, sicuramente Marsala, prendete il buon consiglio del Signore, è importante la realtà, siamo carne. E il punto dopo la nuova rinascita è non vivere ovviamente nella carne ma nello spirito, e abbiamo bisogno del Signore, abbiamo bisogno della speranza in Cristo Gesù. Per la carne possiamo manipolare la carne a provare che la carne la faccia bene, ma portare questo insegnamento quasi come una dottrina di una perfezione carnale per andare al cielo, non, attenzione a questo, perché la vita che Dio cerca in noi, nella carne, è una vita, la vita della nuova rinascita, del nuovo uomo spirituale. E vi ricordate l'uomo interiore, l'uomo esteriore, quello che accade corpo, anima, spirito. Spirito e anima, semplicemente l'anima dell'uomo che abita nella carne, è composta della mente, è composta della volontà, è composta delle emozioni. È quella parte dell'anima che rinasce, è quella parte dell'anima che cambia, che domina tutta l'uomo interiore, e così il frutto allora si lascia vedere come un risultato spirituale. La religione insegna la legge, insegna un discorso molto diverso. Fate questo, non fate questo, fate questo, non fate questo. Per noi la scrittura è già nel nostro cuore, il cambiamento arriva dall'interno. Quindi il punto nella nuova rinascita è che l'autosufficienza è completamente eliminata per il potere di Cristo Gesù in noi. Come? Allora possiamo andare ai due versi che abbiamo letto la domenica nel culto a Torino, Giovanni capitolo 15, verso 4 e 5, fratello Enzo, e dopo semplicemente il Salmo 127, verso 1. Numero 1, in la carne, senza Cristo siamo semplicemente carne, pensiamo come carne, attuiamo come carne, una mente naturale, una volontà naturale e le emozioni naturali. Quindi il Signore cambia tutto, assolutamente tutto, e questa identità che assumiamo, senza di me non potete far nulla, l'autosufficienza è completamente eliminata. Fratello Enzo? Amen. Giovanni 15, 4 e 5. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il traccio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Salmo 127. Allora, arrivando al Salmo 127,1. Se l'Eterno non edifica la casa, invano vi si affaticano gli edificatori.
Se l'Eterno non custodisce la città, invano vegliano le guardie. Quindi la vita nella carne è semplicemente una vita invano, è una vita al naturale carnalmente, mentalmente, al naturale con la volontà più che altro guidate delle emozioni. Delle emozioni. Allora, ascoltando un audio, un'esposizione molto particolare di questi uomini che hanno seguito, erano parte della struttura anche fondamentale di questo mostro che si chiama Facebook commercialmente, è incredibile la quantità di scienza, di conoscenza che riescono a percepire, a imparare dell'emozione della vita naturale dell'essere umano. Conosce la mente, conoscono la volontà in base a tutte le emozioni che si espressano, se possono espressare in foto, se possono espressare in commenti, in parole, e tutta questa conoscenza allora è manipolata, gestita per abbinarla a un senza fine di prodotti commerciali, di culture, di dottrine, di mondo sociale, eccetera, eccetera, che finisce praticamente guidando risultati, guidando come per dire, il prodotto finale di quello che un consumatore, per esempio, decide associando colore qua di là, eccetera, eccetera. Quindi l'uomo apostolico, pentecostale, cristiano, seguace di Cristo, che vive la fede un giorno dopo giorno, discerne tutte queste cose. Perché? Perché ha un rapporto intimo, individuale con il Signore, e quindi questi due versi eliminano il bisogno di noi codependere neanche la nostra propria saggezza. Semplicemente siamo collegati al Signore e con Lui tutto è possibile. La dinamica della nostra giornata cambia radicalmente, semplicemente come viviamo. Vivere in la carne, come lo dice quel verso del Salmo 78, che dice semplicemente siamo carne, un soffio che passa e non ritorna. Non ritorna più. E quindi io voglio sapere che veramente non sono autosufficiente in nulla. Voglio provvedere per la mia casa. Voglio essere un protettore della mia casa, dei miei figli, della mia chiesa, della chiesa, una guida. Ma senza il Signore assolutamente nulla possiamo fare. E quando una persona che troviamo, abbiamo trovato per la strada, la persona si aveva battezzato, aveva ricevuto lo Spirito Santo, e tutto quanto, ma pastore, io la faccio da solo. No, non potete farla da solo, fratello, ma io prego, io leggo la scrittura, io ascolto la radio, non è sufficiente. Chi è il pastore veramente della tua vita? Qui lui mi dice, ovviamente è il Signore, amen. Avete un pastore, avete una chiesa, avete una casa che tu anche la chiamate
la Chiesa, dove non solo è la Chiesa, ma tu sei la Chiesa e la tua famiglia. Il discorso ovviamente diventa molto chiaro. Quindi vi prego, non andare via di casa, fratelli, senza valutare la tua identità. È chiara? Avete, come per dire, avete la carta d'identità? A volte rimango stupito di gente che non gli interessa la carta d'identità. Io prego sempre di avere la carta d'identità ogni volta che è richiesta e nuova. Compro il piccolo plastico e non la inserisco nel portafoglio che la possa portare dietro. E quando esce la carta d'identità, mi sembra brutto una persona che porta un pezzo di carta come un fazzoletto brutto, quasi rovinato. Ma fratello Enzo, ho capito che già a Torino arrivò la carta elettronica. Però credo che la sorella Janè mi ha detto che il punto è che costa 21 euro o algo del genere la nuova, invece di avere quella cartaccio. Però è lo primo che un uomo deve fare prima di uscire dalla casa: avete i documenti, avete la chiave della macchina, avete della stessa maniera qual è la tua identità, avete una posizione con il Signore, avete parlato con il Signore. Guarda che se provate a parlare in macchina troppo tardi, o se provate a parlare a mezzogiorno o al lavoro è troppo tardi. Questo è un punto personale, un punto intimo. Così io posso avere questo discernimento, perché che mi sveglio senza essere con esso, ma per dopo andare cercando la presa per poter collegare disperatamente il cavo ed essere collegato. E quindi non è una parola estensa, fratello, ne voglio espandere più che quello che ho ricevuto del Signore, avendo la speranza in Cristo Gesù. Se siamo veramente collegati, prima che dimentichi questa parte, veramente abbiamo una speranza in Lui, e la speranza più grande è che in un giorno possiamo, tutto può cambiare, possiamo arrivare a un'opportunità di cambio. Mai una mente carnale non può più che lamentarsi di che non avrà cambiamento di nulla e tutto va il peggio. Ma non è così per noi. Perché? Perché siamo collegati al Signore, e quando questa fede è collegata, la fiducia e la certezza del cambiamento è la base della nostra fede. Amen. Fratelli, è il punto della domenica. Ho bisogno di Dio. Certamente ogni carne ha bisogno di Dio, ma a meno che arriviamo al ravvedimento, che arriviamo alla meravigliosa conoscenza della nuova rinascita e quello che significa, non possiamo vedere assolutamente niente di tutti questi meravigliosi versi che gente carnalmente scrive su Facebook notte e giorno. Ma dopo il loro stile di vita non è il riflesso dei stessi versi che voi state incollando, per esempio su Facebook. Allora, adesso no, che non ho idea chi io ricevo come amico. Da quando in quando vado alla lista e semplicemente elimino, soprattutto quelli che non hanno foto né nessuna, che non so come arrivano lì. Ma dopo io vedo, ok, io amo a Dio, e dopo
un sacco di ossessività. Ma che tipo di riflesso, che tipo di frutto è questo? Non c'è un collegamento, ovviamente, a una identità, a una posizione e molto meno una direzione. Pace di Cristo, Dio vi benedica, fratelli. Questo era nel mio cuore condividere ad ogni uomo della Chiesa di Torino, di Milano, il fratello Gerardi che ha chiamato, e anche lui che possa fare algún commento che senta nel cuore, possiamo condividere nell'amore del Signore. Dio vi benedica grandemente. A ver, fratello Enzo, se le date la parola al fratello Famularo, dopo al fratello Gerardi, e tu puoi concludere con anche qualcun pensiero, parole, e chiudiamo nel nome di Gesù. Pace di Cristo. Pace di Cristo, pastore, così come hai detto tu, passa la parola al fratello Famularo che possa dare una parola per gli uomini di quello che ha sentito dall'esposizione e l'insegnamento del nostro pastore. Amen, pace di Cristo. Pastore, sai, tutto quello che hai detto questa sera, no, dal primo pensiero che hai avuto di quando hai detto, fratelli, che se noi vediamo persone nuove, beh, noi dobbiamo fare il nostro lavoro principale, no? Dove che il Signore ci ha dettato. E però se vediamo persone che già conoscono e vanno via dal cammino, no? Che si allontanano dal Signore, beh, se non c'è un ritorno vero e puro di cuore, noi non abbiamo bisogno di stare o condividere determinate situazioni o il tutto del tutto con queste persone. Il perché? La Bibbia lo dice, l'inimicizia di Dio è il mondo, perciò noi non possiamo. E anche la seconda parte, e soprattutto quando hai detto che noi abbiamo bisogno del Signore in tutto e per tutto, no? Che noi dobbiamo difendere la nostra casa, dobbiamo difendere la nostra fede, dobbiamo difendere il tutto di quello che il Signore ci ha donato, ma lo possiamo fare solo con il Signore. Il tutto di quello che si è parlato mi porta alla scrittura, diciamo il titolo che dà la Bibbia, no? Però sappiamo che la Bibbia non è l'originale, non è da titoli, però il figlio al prodigo, no? Che parliamo, dove si parla che questo figlio di testa sua parte con l'intenzione di andare dal padre e dirgli: dammi il mio, quello che mi tocca, e se ne va da casa, no? E fa di testa sua tutto, abbandona la fede, abbandona il Signore, e sappiamo come va a finire. Per farla breve, va a finire tutto male. E ringraziando a Dio, questo figlio ritorna a casa del padre dicendo, pentito, ravvedendosi, e automaticamente il padre accetta e accoglie il figlio a braccia aperte. E vediamo come, se uno si allontana dalla fede, e questo ho visto, no? Pensavo proprio mentre tu parlavi questo, che se noi ci allontaniamo dal Signore, quando il Signore ci dà tutto di più, e noi possiamo essere lì fermi nella fede e lottare con Lui, e proteggere la nostra famiglia, proteggere il nostro altare, proteggere anche la chiesa dove Lui, l'unione tra fratelli, il locale, il luogo, e i nostri servi, le nostre autorità, proteggere il tutto di tutto. E però se lo facciamo di testa nostra, abbiamo come frutto un niente. È come se facessimo come quel figlio al prodigo che dice: Signore, dammi tutto quello che mi hai dato, che mi hai donato, io me ne vado, faccio di testa mia, e il frutto qual è? Zero, distrutto, distruzione totale di tutto, e non avere più niente. E allora il bello, ho visto quello, che poi ritornare al Signore, chiedere perdono davvero di cuore, ravvedersi, e senza il Signore non possiamo fare assolutamente nulla. Mi è venuto in mente questo, nel cuore ho sentito questo, e quello che ho da dire è questo. Amen. Pace di Cristo. Amen. Fratello Gerardi, pace di Cristo. Amen, amen, fratelli, Dio vi benedica. Niente, prima di tutto ringrazio il Signore per essere presente insieme a voi e per aver ascoltato questa bella parola. Sì, quello che dice il pastore è fondamentale, nel senso che se veramente noi andare in chiesa, a volte uno pensa che solo per il semplice fatto di andare in chiesa, di partecipare ai culti, di ascoltare, questo ci dà la sensazione di essere connessi e collegati con Dio, ma poi sono i frutti che si hanno che determinano questo, no? Un po' come ha detto il Signore: se dimorate in me, io dimoro in voi, dice, domandate quello che volete
e vi sarà dato. Quindi se ciò non avviene nella nostra vita, se niente cambia nella nostra vita, nei vari ambiti delle nostre vite, il problema e la domanda fondamentale è veramente chiedersi se siamo veramente collegati a Dio, come ha detto il pastore. Chiamare a mezzogiorno, parlare a mezzogiorno in macchina con Dio è già troppo tardi. E sono frasi che forse possono sembrare dette, magari dette così, no? Però veramente c'è tanto da meditare in questo. E il Signore sa e conosce la mia condotta, e sa che io non ho fatto quello che dovrei fare, cominciando veramente da una preghiera mattutina e dall'essere connesso e collegato a Lui. Curiosamente, questo piccolo pensiero che ho nel cuore è un po' come la vita di Sansone, no? Sansone ha ucciso il leone con le sue stesse mani, ma veramente con la forza di Dio, però lui ha pensato che questa sua forza venisse da lui, no? E poi al ritorno dalla missione che lui aveva di andare a trovare la moglie, lui si mise a mangiare in quella opera che Dio aveva ucciso nella sua vita. E questo è il pericolo, a volte pensare che noi possiamo fare tutto indipendentemente dal Signore. No, noi senza il Signore non possiamo fare niente. È Dio che ci dà la forza, come Dio diede la forza a Sansone di uccidere quel leone, Dio ci dà la forza a noi veramente di vincere le opere della nostra carne, di vincere le opere delle nostre debolezze. E quindi il miglior modo, l'unico modo, e non ce ne sono altri, è veramente dimorare in Lui, come veramente dice la sua parola. Quindi ringrazio il Signore per questa parola. Mi auguro che sia veramente un punto di svolta, di cambio nella mia vita, nella mia famiglia e in tutti quelli che ascoltano, senza avere la presunzione veramente di capire e di conoscere tutto e tutto della Chiesa, della parola di Dio, ma veramente mettersi a nudo davanti a Dio, essendo leali e sinceri, perché tanto lui, fratelli, possiamo prendere in giro forse anche il pastore, ma non possiamo prendere in giro il Signore. Dio conosce veramente quelle che sono le nostre vite. Quindi grazie pastore per questa bella parola e grazie fratelli per la fratellanza e l'appoggio anche all'opera di Massala in tutto. Dio vi benedica grandemente. Amen, fratello, grazie a te per aver partecipato insieme a noi. Porta i nostri saluti al nostro pastore lì, Valenti, in Marsala, ai santi di Marsala. Fratelli, io con voi voglio condividere veramente quello che il Signore ha parlato nella mia vita. Oggi condividevo con mio fratello in macchina mentre stavamo ritornando dal lavoro e dicevo a mio fratello praticamente perché sforzarsi in alcune cose, parlando un po' del lavoro e tutto quello che il Signore porta alla nostra vita. Se il Signore non è lì, a che invano io edifico qualcosa, proprio come edificare come una casa, se Dio non è lì nel progetto, perché spendere delle forze inutili? Quindi mi ha colpito tanto quello che ha detto, che è stato detto questa sera, dicendo Dio vuole parlare con te, Dio vuole essere connesso con te, Dio ti vuole dare il piano, Dio vuole darti la direzione e posizione, e lui lo fa. Lui lo fa, sta solo a noi veramente a metterlo in pratica. Come si fa? Ci ha dato tutti gli strumenti. Per chi ascolta e segue il podcast, fratelli, sapete che stiamo parlando da tempo. E quindi abbiamo avuto una settimana scorsa, abbiamo parlato del copia e incolla, quindi anche questa sera che è stato menzionato, dei post che uno a volte condivide. Ci sono molti cristiani religiosi in cui fanno un cambio religioso ma la loro vita rimane uguale, tale e quale come era prima nel mondo, solo che si aggiunge un pezzo in più, ma poi rimane lì, rimane quel momento lì e poi tutto continua come era prima. Quindi non c'è opera di ravvedimento, non c'è cambio, non c'è niente. Senza Dio non possiamo fare niente, non possiamo essere autosufficienti nel cammino del Signore. Noi abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno della parola di Dio, abbiamo bisogno dell'incoraggiamento dei fratelli, abbiamo bisogno della comunione con i fratelli. Nella parola di Dio c'è scritto che chi abbandona le
comuni adunanze, praticamente le radunanze che si fanno con la Chiesa, quello non va bene, lo diceva nella Nuova Deodati, praticamente lo diceva, se non voglio sbagliare, l'Apostolo Paolo, quando scriveva oddio, ai Corinzi, prego che sto dicendo qualcosa che non mi sto confondendo con un altro passo. Questo poi lo verifichiamo, fratelli, però è importante quello che il Signore mette nella nostra vita, nei nostri passi, nei nostri praticamente nel cammino. E quando Dio parla, se ci ha dato questa opportunità, se stai ascoltando in questo momento, medita nei tuoi passi, medita in quelle decisioni che stai facendo. Non abbandonare la Chiesa, non abbandonare i fratelli, non sentirti autosufficiente, come diceva la sua parola, come diceva questa sera veramente la parola. Perché farai la fine di quel bufalo che abbiamo visto, se qualcuno di voi ha visto il video dei lupi che lo circondavano, e una volta che vai a finire nelle fauci dei lupi, nessuno ti può praticamente tirati fuori da quella situazione, se non Dio stesso. E quindi, fratelli, l'unità, siamo uniti nel Signore Gesù Cristo, siamo uniti in Dio con la fratellanza e tutto. E fratelli, veramente in questa sera, ecco, il fratello lo diceva che il verso, se sbaglio, è in Ebrei 10:25. Vogliamo leggerlo. Amen. Non abbandonate il radunarsi assieme di noi come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Amen, fratelli. E quindi esortarci in un lato. Grazie, fratello Gerardi, per il verso. E Dio vi benedica, fratelli. Sono le 10:40. Praticamente ci avviciniamo. Qui in Brandizzo si sta scatenando una tempesta. Il fratello Famularo deve ancora tornare a casa. Un saluto al fratello Gerardi. Dio ti benedica, saluta i santi lì in Marsala, fratello, un saluto Fratello, a... Dimmi. immediatamente è inserita la Sì, puntata la su puntata. Facebook e la prendo io per i uomini che non hanno potuto ascoltare. Amen. Grazie mille, buonasera. Amen, pastore, Dio ti benedica, un saluto anche a te. Un saluto da fratello Famularo, da fratello Amen. Enzo, qui da Brandizzo. Dio vi benedica, al prossimo podcast. Dio vi benedica.